Diego De Sosa, nel post-gara Fossano 3, Cili Verghe 0, il tuo timbro ha aperto quella che è stata una giornata fantastica. Siete in Serie D, emozioni, sensazioni questo finale? Come l'ho detto prima ai ragazzi, per me è stato una rivincita personale molto grossa, perché negli ultimi 10 anni credo di aver mai giocato per come emozioni così, e quindi quest'anno per me è stato veramente importante dal punto di vista emotivo, dal punto di vista di forza, di garra, di tutto. E arrivare a questo traguardo qua, che vi ricordo che il 20 settembre, nella prima sconfitta che avevamo fatto col San Domenico nel girone di ritorno, eravamo nonni, quindi abbiamo fatto qualcosa di straordinario. Abbiamo fatto qualcosa di unico, le emozioni sono, pianto come un bambino prima, e quindi cioè le emozioni sono a mille. Le emozioni poi anche, come dicevi tu, con i ragazzi che poi sono entrati in finale di gara ad abbracciarvi, a chiedervi le foto, a festeggiare con voi. Sì, questa cosa qua oggi è stato in 3 anni a Fossano, anzi venivo già prima a vedere il Fossano in tribuna, quindi non avevo mai visto un ambiente così a Fossano. Spero che questo ambiente rimanga così, perché il prossimo anno sarà un anno importante dove abbiamo bisogno del sostegno, di questa carica dei ragazzi, dei nostri tifosi, e appunto, quindi speriamo di mantenere così l'ambiente e che il prossimo anno sia un anno importante per tutti e che riusciamo di nuovo a toglierti grandi soddisfazioni. Hai una dedica particolare per il gol e per questa vittoria soprattutto? Sì, la dedica personale va a mia moglie, va a mia famiglia che è lontana da me. Come ho detto prima nell'altra intervista, il calcio mi ha portato via da piccolo, mi ha fatto stare lontano dai miei più cari, e quindi dedico a tutti loro queste grosse emozioni che provo oggi.